Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75. Questo qua è un video recensione della mia lavatrice e della mia asciugatrice. Più di una persona me l'ha chiesto se gli facevo una recensione di come mi trovo, di come è il prodotto, tutto quanto. E ho aspettato un po' perché volevo essere sicura di parlarne, perché quando ho fatto quello dei materassi è stata una cosa allucinante. Io mi trovo benissimo con questi materassi, però ne ho sentita di tutti nei commenti e ripeto, non sono pagata neanche dai signori della lavatrice e dell'asciugatrice, io ne parlo così, questa è la mia esperienza, l'esperienza di una persona. Poi su quanti siamo nel mondo, non possiamo essere tutti d'accordo, come non saremo tutti d'accordo sul materasso, non saremo d'accordo neanche sulle lavatrici e asciugatrici e qualsiasi genere di prodotto, come chi folletto Dyson e tutti gli altri attrezzi che ci sono. Io vi parlo della mia esperienza, dunque lo ripeto, questa è solo la mia esperienza, l'esperienza di una donna di 45 anni che usa lavatrici da una vita e parla di cosa ne pensa della sua. E basta, tutto qua. Dunque, iniziamo però a parlare dei due prodottini. Allora, adesso vedo se riesco a spostare in una maniera di fare, se no vi devo tenere io in mano con, al massimo vi giro il telefono e vi faccio vedere la lavatrice e l'asciugatrice. Faccio una piccola premessa, sono due prodotti molto costosi, sono una fascia molto alta di prezzo. Anche lì ci sarà chi dirà, c'è lo stesso prodotto che è di questa marca che è vendente, però io mi sono trovata bene. Ho scelto di comprare, prima ho preso la lavatrice e poi ho preso anche l'asciugatrice perché mi sono trovata bene nel senso di come ho potuto pagarle, perché non è facile trovare posti dove ti fanno delle rate se non hai una busta paga. Invece questa ditta mi ha permesso di pagare la rate senza chiedermi né una busta paga né niente. E al giorno d'oggi, se puoi pagare una cosa che è costosa a rate, ben venga. La stessa cosa vale per il materasso. Io sono ho scelto il dato materasso perché mi permetteva di farlo a rate senza chiedermi nessuna busta paga. Ecco tutto qua il succo del discorso. Ma ora passiamo ai due prodottini. Adesso vi giro e iniziamo il video. Eccoci qua ragazzi. Allora, la lavatrice è una Hydra della House. Ci sarà chi la conosce, ci sarà chi non la conosce. Io mi trovo veramente bene. Allora, come vi ho detto, ho puntato questa lavatrice perché volevo che avesse una buona capienza. Questa qua, se non dico sbagliato, è 7. Poi al massimo guardo bene sul libricino, ma a me sembra che è 7. E la stessa cosa per l'asciugatrice. Comunque, adesso parliamo della lavatrice. Allora, ha diversi lavaggi e tutto quanto. Vi faccio vedere anche il cestello. Ottimo, anche la guarnizione è veramente bella, cioè bella doppia, anche questa parte è proprio bella, questo è il cestellino che poi dopo voglio fargli la pulizia. Allora, come utilizzo è veramente comodissima, ha diversi lavaggi, c'è le lenzuola, delicati, camice, lana, mano, piumini, scarpe, comodissimo per le scarpe, poi c'è solo la centrifuga, il rapido 15, sintetici, misti, perfetto in 60 minuti che è comodissimo anche lui, intensivo, cotone eco e cotone. In più ha un igienizzante, praticamente su determinati lavaggi c'è l'igienizzatore, fa un 20 minuti che ti igienizza la roba ed è una cosa veramente buona, a mio parere. Poi qui come tasti c'è la temperatura, la centrifuga, puoi bloccarlo che non te li toccano i bambini, poi c'è il ciclo notte, partenza programmata che decidi tu l'ora, l'intensità del lavaggio e le opzioni. Allora adesso mettiamo che io metto il cotone, vedete cotone ti dà il 1000, c'è le opzioni, posso fare il prelavaggio, più sciacquo, praticamente te la sciacqua di più, che è quello che faccio sempre io, e questo sotto non me lo ricordo perché non l'ho mai usato, dovrei guardare, forse ti toglie la centrifuga questo, però non sono sicura. Poi qua l'intensità del lavaggio, 3 gocce,
una goccia, due gocce, tre gocce. E cambia anche poi il tempo. Poi vabbè, la centrifuga c'è 1900, questa qua puoi forse scegliere solo così, o toglierla anche, infatti te la toglie, e il massimo è 1600 di centrifuga. La temperatura va dai 90 ai 30, anche tu lo decidi, vedete, puoi scegliere dai 60 a scendere. E ogni lavaggio puoi decidere. Poi c'è il cotone eco, che è quello che io utilizzo sovente, perché mi permette di fare sia la lavatrice che l'asciugatrice nello stesso tempo. Se io faccio cotone eco e asciugatura eco, posso farle andare nello stesso momento, e io lo utilizzo parecchio questo sistema. Anche qui però io non uso mai il 1600 di coso, di solito uso il 1300. Metto sempre tanta acqua e faccio, questo di solito è il lavaggio, quello che utilizzo di più quando voglio usarle tutte e due. Se no, per me è molto molto comodo quello per le lenzuola, che è questo qua, è questo qua per le lenzuola. Ecco, scusate perché ho fatto troppo veloce, poi si va in tilt, e è quello più comodo per le lenzuola. Poi c'è i delicati, camice, lana, quello per i piumini, quello per le scarpe, che è favoloso, che io lo uso anche per tipo lo zaino del Mati, queste cose qua. E basta, e questi sono i lavaggi e le cose. Io mi trovo veramente bene, adesso ce l'ho da quasi 2 anni la lavatrice, e è comodissima. È sotto al suo cosino da aprire per fare, per pulirlo, il filtro, e io mi trovo bene. L'unica pecca che è che qua è andato via, ma secondo me perché ho messo un ammorbidente che ha corroso. Io sono sicura che è stato un ammorbidente, non mi sono accorta che me ne è uscito su e me l'ha corroso. Sono sicura, e secondo me era il coccolino, però non voglio dire niente di sbagliato. E basta, la roba non fa nessun rumore, cioè proprio silenziosissima, ragazzi, anche quando fa la centrifuga più forte, silenziosissima, e basta, io mi trovo bene. Passiamo adesso poi dopo vi dico i prezzi, perché qua poi vogliono sapere anche i prezzi le persone, dopo vi dico i prezzi. Allora, come asciugatrice si chiama Argento, ed è anche lei sempre della House, io mi trovo benissimo anche con lei. Vi faccio vedere all'interno il cestello, qua c'è il suo coso per l'acqua, ma io ho fatto il collegamento, praticamente qua sotto ho collegato che va diretto nello scarico, vedete? C'è questo tubicino che abbiamo aggiunto dove io ho messo lo scarico, questo qua è lo scarico dell'asciugatrice. Allora, il suo filtro qua, sempre da quello dove si pulisce, poi questa si apre e c'è un altro filtro dentro che si può pulire e va fatto almeno una volta al mese, però questo ne parlerò poi in un video proprio della pulizia, vi farò vedere la pulizia. Anche l'asciugatrice, io l'asciugatrice devi essere, imparare a conoscerla per saperla usare bene, perché all'inizio tante volte magari ti escono le cose che non sono proprio il massimo della magari sono stroficiate tutto quanto. Anche qui, ragazzi, ci sono i vari programmi. Allora, c'è lenzuola, che è super comodissimo, delicati, camice, lana, piumini, scarpe, perché puoi mettere dentro le scarpe, praticamente le metti dentro con un ferro apposta. Poi c'è il refresh, che praticamente serve se tu hai messo una cosina, mettiamo una maglietta, un paio di pantaloni, sei uscito, ma non li vuoi rimettere nell'armadio così, li metti dentro, è un programma che dura, adesso ve lo faccio vedere, questo è il refresh, sì, dura 12 minuti, vedete, e ti rinfresca i capi. Poi c'è il rapido, il sintetico eco, il sintetico, misti eco, misti, 4 zampe per uno che ha magari animaletti, toglie di più i peli, ed è vero. Poi c'è il cotone eco e il cotone normale. Anche qui ci sono le varie cose. Allora, mettiamone uno. Vedete, qua c'è le diverse temperature del sole praticamente. Qua te le lascia un po' umidine, qua te le lascia un po' più asciutte, qua asciuga, e poi se no c'è il massimo, vedete, il massimo sole, che proprio te le asciuga tanto, proprio tanto tanto.
qua ti avvisa se il filtro è sporco, che va pulito, tutte le volte che si finisce l'asciugatrice va pulito il filtro e andrebbe svuotata anche l'acqua. Io mi trovo benissimo, ragazze. Ti permette di aprirla durante il lavaggio, cioè l'asciugatura, per vedere se la roba ha ancora bisogno, cioè anche se mentre è in funzione, ti permette lo stesso di coso. Vi faccio sentire anche il rumore. Questo è il rumore che fa mentre va, ma ti permette, tu puoi aprirla in qualsiasi momento. Adesso con una mano, sì, ce l'ho fatta. Ti permette, lampeggia un attimino e si ferma. E poi è sufficiente rischiacciare il bottone. Aspettate. Ecco. E riparte. Io mi trovo benissimo anche con lei, ma proprio bene, 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 bene. Asciuga tutto, cioè, perché poi è bella capiente. Come misura, allora, ti consigliano di usarne 3/4. Anche la lavatrice, quando si fa i lavaggi ti consigliano di non usarla mai troppo piena, perché sennò la roba non viene lavata bene, non viene asciugata bene. L'asciugatrice è la stessa cosa, 3/4 del cestello va usato. Le lenzuola, per esempio, ne va messa solo una, e uno dice, cavoli, però devo fare 2 asciugatrici. Ma no, perché asciuga più velocemente. Io non trovo tanto dispendio energetico rispetto a prima. Io non è che ho delle bollette allucinanti rispetto a prima. Le bollette cambiano veramente di poco rispetto a prima. Però io metto un lenzuolo alla volta e lo piego in 4. Io quando vado a mettere dentro il lenzuolo nell'asciugatrice lo piego in 4 perché si stropiccia meno. E in più, in dotazione ci sono delle palline che si possono anche trovare, ve le faccio vedere, che sono queste qua. Sono queste palline che vanno messe dentro. Uno può mettere anche la pallina da tennis, per esempio, a me mi viene in mente perché la mia mamma ha detto che lei aveva messo quella, e ti aiuta a stropicciare meno le lenzuola. Io, vabbè, perché ce le ho e dunque mi... Allora, come prezzi sono molto costose, vi ho detto, no? sono una fascia alta di prezzo. Allora, sia la lavatrice che l'asciugatrice vengono 1.400 una e 1.400 l'altra. Però facendo i bollettini io non mi sono praticamente accorta di pagarle. Poi dopo controllo bene, vi dico giusto i prezzi con il libricino, però perché in quel momento c'era delle promozioni, perché sennò sarebbe stato anche più alto, ma sempre dicono così, penso che proprio il prezzo è quello, però ti dicono che c'è la promozione, che te la fanno pagare un po' meno, poi ti mandano delle salviette che, aspettate, adesso le prendo, che sono queste, e te ne danno 2 o 3 confezioni che vai a inserire dentro per profumare i capi, e basta. Non servirebbe l'ammorbidente con l'asciugatrice, non servirebbe metterlo, ma io ho la fissazione di sti profumi, perché tanto non è... Di solito quando metti i capi nell'asciugatrice l'ammorbidente non lo senti dopo, almeno nel mio caso io non lo sento tanto. Io mi trovo bene, mi piacciono tutte e due, mi piace il loro colore, mi piace come sono, mi piacciono, non sono per niente pentita, e io preferisco sempre spendere qualcosina in più, però avere un prodotto che secondo me è valido e che mi duri nel tempo. Lo penso come l'ho pensato del folletto, lo penso anche di loro. E basta, ragazze, penso di avervi detto abbastanza quello che... mi sembra di avervi detto tutto. Altre cose che vi devo dire, niente, l'importante è tenerle sempre pulite. Sapete cosa ne penso io degli elettrodomestici che vanno puliti, perché se vuoi che durino di più nel tempo devi tenerli anche puliti, sia la lavatrice che l'asciugatrice, perché se si iniziano a sporcare, poi vi farò vedere la pulizia, perché tanti si dimenticano veramente di pulirlo quel filtro dell'asciugatrice, però tanto la devo fare, dopo oggi pomeriggio faccio questo video qua, se riesco, che ho tempo, faccio il video della pulizia, così vi faccio vedere come faccio a pulire l'asciugatrice, perché c'è un filtro che pochissime persone si ricordano di pulirlo, invece è molto importante. Quasi tutte le asciugatrici di adesso ce l'hanno, dunque, che sia questo modello, che sia un altro, bene o male, cioè,
Ci sono tanti altri modelli che sono belli. Io ho preso questa, ve l'ho spiegato il motivo. Non è tanto per una questione che volevo assolutamente questo modello, ma perché si è uscita dal fuoco. Adesso si rivede bene. Queste qua mi permettevano di pagarle a rate senza avere una busta paga. E chi come me magari non ha una busta paga o ha una busta paga bassa sa cosa vuol dire, perché ti rifiutano tutti i prestiti. Per qualsiasi lavatrice un po' bella o asciugatrice un po' bella si parla sempre di 1.000 euro e non avrei mai, non, i soldi tutti in una volta non sarei riuscita a averli. Perché poi la lavatrice ce l'avevo proprio bisogno perché mi si era rotta la mia. Io ero proprio rimasta senza. Quando ho visto che questi ti facevano il prestito, cioè te la facevano pagare a rate, mi sono convinta a prenderla. Ma tante persone che conoscono, cioè, che conosco ce l'hanno l'idra qua dalle mie parti e si trovano veramente bene. Tanti la criticano dicendo che è una sottomarca di qualche cosa, però io mi trovo bene. E basta, tutto qua, ragazzi, è quello che vi devo dire. Dunque, chiudo il video, adesso giro il telefono così vi saluto e un bacione. Ragazze belle, ma spero di avervi spiegato abbastanza di tutte e due. Comunque io mi trovo bene, però è sempre la mia opinione, lo sto a sottolineare perché non, ma non per altro, ma perché non mi va tutte le volte poi sotto il video di stare a dire, ma questo è, io mi sono trovata bene. Io non sto dicendo che la dovete comprare. Io, siccome mi è stato chiesto se per piacere facevo il video recensione e ve ne parlavo, io vi dico che mi trovo veramente bene. Poi anche il fatto che le posso usare tutte e due insieme e non mi salta la corrente, vuol dire che va bene, no? E mi permette di usarle insieme, perché se io faccio l'eco con la lavatrice e l'eco con l'asciugatrice, sono tranquilla, non mi salta la corrente. E dunque capita più di una volta, magari avendo poco tempo, di volerle ottimizzare i tempi, ecco come dico sempre io. E sono soddisfatta, io non mi sono pentita. Ad oggi, che sono 2 anni ormai che ho la lavatrice, non mi sono pentita, non mi ha mai dato nessun problema, tranne proprio all'inizio, ma che non era un problema della lavatrice, ma era un problema del tubicino dietro, perché questa lavatrice puoi mettere anche l'acqua calda, ma quasi tutte adesso. E ritornava quando facevo il lavaggio più forte, mi tornava indietro un po' d'acqua e dunque trovavo delle gocce per terra. Dicevo, ma no, sta perdendo. E invece era quello, sistemato quello. Io non ho mai avuto problemi. L'unica cosa che magari è sensibile la testi questa dei programmi, che se fai veloce a girare ti fa, va un po' in tilt, fa tin, 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 che come se non te lo accetta. Però quando tu impari a conoscerla ti trovi bene. Io mi trovo bene, però è solo una mia opinione. Io ho fatto questo video perché mi è stato chiesto da più di una persona se per piacere gli facevo una video recensione della mia lavatrice e della mia asciugatrice e basta. Io mi trovo bene, però dico sempre, queste anche loro mi sembra che sono persone che vengono a casa tipo il folletto, uno chiama, li fa venire, non si è obbligati a comprare e vede se gli piace o non gli piace. Io mi sono trovata bene e basta, tutto qua. Vi mando un bacione e ciao ragazze!